È il giorno in cui si ricordano i 96 morti di Hillsborough 25 anni fa. 96 tifosi del Liverpool morirono prima di una semifinale di FA Cup tra Liverpool e Nottingham Forest a Sheffield. Poi inizia la partita, ed è una partita spettacolare. Il Liverpool parte subito forte, dopo 6 minuti l'imboccata di Suarez per Sterling, bravissimo, doppia finta, gol dell'1-0 al minuto numero 6. Sterling sblocca il risultato, la freddezza glaciale di questo ragazzo nato nel 1994. È un gol pesantissimo, il settimo in campionato per lui. Gerrard al 26esimo potrebbe raddoppiare di testa, bravissimo Hart ad alzare sopra la traversa sugli sviluppi di quel calcio d'angolo. Gerrard alla bandierina e Skrtel di testa per il 2-0, doppio vantaggio del Liverpool. Un'altra fantastica partenza della squadra di Rodgers, che segna da 24 primi tempi consecutivi, e settimo gol stagionale di Skrtel, miglior difensore goleador della Premier League. Reagisce nel finale di tempo il City, Fernandinho una grande occasione, ma è bravissimo Mignolet a salvare. In avvio di ripresa è sicuramente un altro Manchester City. La mossa di inserire Milner da parte di Pellegrini al posto di Navas paga. È lui che si inventa l'azione che porta l'1-2 firmato da Silva. Assist di Milner e gol di Silva. Splendida l'azione, splendido il duetto. Il tocco di Silva per il settimo gol stagionale. In questo momento è il City a fare la partita. Ancora Silva protagonista, il suo tiro cross deviato da Glenn Johnson. Poi Mignolet non riesce a evitare l'autogol. 2-2, ancora parità, inizia un'altra partita. Eccolo il tocco di Glenn Johnson e Mignolet non riesce a salvarsi con i piedi. A un quarto d'ora dalla fine la partita è in bilico, il Manchester City prova a vincerla con l'inserimento di Agüero. Silva sbaglia il match point con la punta del piede destro, si divora il passibile pallone del gol vittoria del 2-3. Allora l'errore di Kompany diventa un assist per Coutinho, formidabile il suo interno destro, è il gol del 3-2, è il quinto gol in questo campionato per Coutinho, è il gol che fa impazzire Anfield prima di un soffertissimo, lunghissimo finale dove succede di tutto. Henderson si fa espellere per questo intervento chiaramente da rosso, piede destro a martello per l'ex Sunderland su Nasri, inevitabile l'espulsione da parte di Clattenburg e nell'ultimo assedio succede che colpisca il pallone Skrtel con un pugno, non se ne accorge Clattenburg in una mischia furibonda dentro l'area, finisce 3-2 per il Liverpool a +7 dal Manchester City.